Cari amici di YouTube, appassionati di pallavolo, questa sera abbiamo uno degli esponenti maggiori della pallavolo giornalistica, mio carissimo amico, che ho il piacere di ospitare, Lorenzo Dallari. Ciao Lorenzo, bentornato. Ciao Matteo, ben ritrovato, buona pallavolo a tutti. Direi che visto il periodo, buonissima pallavolo a tutti. Usiamo un superlativo assoluto. Esatto, perché siamo veramente reduci da un bellissimo weekend, una nuova formula, questa della finale di Champions League, tutta condensata in un'unica sede. Ecco, una formula direi che, ecco, partiamo da qui, Lorenzo. Innanzitutto, ovviamente due squadre italiane che hanno vinto, grosso orgoglio, e abbiamo rinverdito i fasti di un tempo, cosa dici? Assolutamente sì, era dal 2010 che non c'era una doppietta nella Coppa più importante a livello continentale, allora il doppio successo era stato firmato da Trento e da Bergamo, questa volta invece sono state con autorità Civitanova e Novara, devo dire anche contro pronostico, perché Civitanova ha battuto Kazan, che da 4 anni dominava la Champions, e Novara aveva perso nettamente la serie di finale scudetto con Conegliano. Questa è stata una finale tutta italiana, esatto. al femminile, intendo. C'erano 9.000 persone, hai detto bene tu, è stata una grande festa della pallavolo, aggiungo, è stata una grande festa della pallavolo italiana, perché due squadre contemporaneamente sul podio a festeggiare, devo dire che è stata una bella sensazione. È un qualcosa di importante, partendo, diciamo così, dalle ragazze, ecco, ennesimo successo per Max Barbolini, che ormai è diventato un plurivincitore, e tra l'altro con squadre diverse, ecco. 4 vittorie, 4 squadre, direi che il ragazzo ne capisce di pallavolo, sempre con modestia, con serenità, con tranquillità, gestisce le situazioni anche complicate e alla fine vince, perciò bravo, bravo Massimo Barbolini, sicuramente bravo anche Fefe, passando invece al maschile, sì. Perché ha ricompattato un gruppo che era tutt'altro che coeso, demotivato, giocava una pessima pallavolo, alla fine invece in 5 giorni ha coronato un duplice sogno fantastico, un capolavoro, prima lo scudetto poi la Champions, giocando invece una bellissima pallavolo, sì, con determinazione, sfruttando bene il gruppo, non solo i singoli, che peraltro erano e sono straordinari, e perciò devo dire Barbolini e Fefe, che noi ben conosciamo, che anche tu ben conosci, Matteo, esatto. Bravissimi. Sugli scudi assolutamente, anche perché la Lube quest'anno era stata proprio costruita per vincere, infatti sembrava strano, fino alla finale di Coppa Italia di gennaio, che questo gruppo non avesse ancora... non fosse ancora riuscito a conquistare qualcosa, ecco. Allora, devo dirti la verità, giocava in maniera assolutamente incomprensibile, ma durante la scorsa estate il patron della Lube, che si chiama Fabio Giulianelli, aveva detto: abbiamo fatto la squadra più forte di sempre della storia della società che io presiedo. E aveva ragione, perché oltretutto aveva Bruno, Leal, Sokolov, Quanto Regna, Simone, Stankovic, sì, Nembo Kid, Mandrake, alla fine ha deciso di metterci anche Simone, esatto, che non è una ciliegina sulla torta, è un cesto di fragole, hai capito, sulla sì, torta, e con lui che è un uomo squadra, Simone, un bonaccione che però sa cos'è lo spirito di gruppo, ha risolto situazioni difficili e anche nel finale di stagione. Devo dire che alla fine ha vinto la squadra probabilmente più forte, Sokolov era molto determinato, voleva salutare Civitanova in maniera adeguata, perché adesso va proprio dall'altra parte della rete, cioè a vestire la maglia dello Zenit di Kazan, esatto. Non si sa ancora da chi verrà sostituito, io credo da Ivan Zaisev alla fine di tutte le trattative, di tutte le chiacchiere, esatto. E poi c'è stato Osmani Quantoregna, che è uno che sa sempre spostare l'ago della bilancia di qua o di là. In 5 giorni, miglior giocatore della finale scudetto e miglior giocatore della Champions League. Direi che il ragazzo, insomma, assolutamente fantastico. Facciamo un appello. Osmani, devi tornare in nazionale, esatto, per il torneo di prequalificazione olimpico. Assolutamente. Sì, infatti, ha detto che avrebbe poi parlato con il CT. Noi ce l'ho. Già parlato, Matteo. Noi ce lo auguriamo. Aspetta, Matteo, fanno il raduno a Civitanova.
Nova, cioè, scusa, Allora dove sta? deve per forza andarci. Esatto. Infatti, Così ecco, vicino a casa. così vicino a casa, tra l'altro, ecco, come vedete, parlando di Champions, possiamo anche parlare, e si parla diffusamente anche di mercato, perché in effetti, finita la stagione, la Lube non solo ha vinto il campionato, non solo ha vinto la Champions, ma pure il campionato. Ma subito comincia il mercato, ecco, quindi subito tante notizie, tante illazioni, ecco, insomma, questo sarà così fino a luglio, immagino. Assolutamente sì, è chiaro che sono i top team a tenere banco principalmente. I veri interrogativi riguardano alcune panchine, perché Gianni è andato al posto di Velasco. Ecco, c'è un po' un effetto domino. Via Velasco si è liberata la panchina giallo-blu, c'è andato Gianni, si è liberata la panchina di Milano. Chi ci andrà? Se devo scommettere Ecco, io 5 centesimi, dico Bernardi, perché Lorenzo secondo me Bernardi. Sirchin, nonostante abbia un altro anno di contratto, non lo tiene. Penso che sia veramente seria la trattativa con Vitalainen, allenatore della Polonia, campione del mondo. Bernardi dovrebbe andare in questo caso a Milano, che cerca comunque un allenatore di grido, di nome, perché parte un nuovo progetto molto importante. Gardini è andato nel frattempo a Piacenza. Stoicev è tornato in A Italia, è Verona, andato al posto di esatto. Gerbic. Insomma, diciamo che si chiama Walter delle panchine, cioè non so È un perché, ma classico. io lo chiamo meglio effetto domino, però si è verificato, si sta verificando, non è ancora completato, poi ci saranno ovviamente tutti i giocatori che si sposteranno. Il più importante è Zaitsev, resta Modena o va a Civitanova? L'ha detto anche Giulianelli, la trattativa è ancora aperta. La presidente di Modena, Pedrini, ha detto, ma non sapevo neanche che ci fosse stata una trattativa, perché chiamasi gioco delle parti, È Matteo, il questo. classico gioco delle Ogni parti. Ecco, giorno, ogni ora ne sentiremo delle belle. tornando al campionato, quest'anno sono tornate anche le retrocessioni. In generale, direi che Lorenz, facendo un bilancio, è stato un bel campionato. Assolutamente sì, livello tecnico straordinario, Superlega fantastica, direi che chi ama la pallavolo si sia divertito, anche Esatto. il livello tecnico del femminile è molto cresciuto, ci sono due o tre squadre eccezionali, con giocatrici strepitose, perché prima ho detto che Quanto Regno è stato il miglior giocatore della Champions al Al maschile, Paolo maschile. Pregono 27 punti, una grande prestazione, miglior giocatrice della Champions femminile, il prossimo anno anche lei passa la rete perché va a giocare nelle file di Conegliano. È una grossa perdita, Lorenz, per Novara, questa però. Sì, beh, devo dirti, per obiettività sì, perché è una giocatrice in grado veramente di spostare l'inerzia del match. Perciò non so per chi opterà alla fine Novara, che ha ottenuto un grandissimo risultato. Quest'anno è stata una storia infinita tra Novara e Conegliano, si sono incontrate sempre, in ogni dove. Ha iniziato Conegliano vincendo la Supercoppa, poi ha vinto la Coppa Italia Novara, poi ha vinto lo Scudetto Conegliano, Si poi ha sono vinto la divise. Champions Novara. Cioè, Esatto. 1-1 palla al centro, alla fine pareggio. Poi non so Esatto. se è più importante uno o l'altro, diciamo comunque che alla fine tutti soddisfatti, e perciò sono loro le due grandi squadre. Anche qui ci sono un po' di novità. Ad esempio, è tornato Lavarini in Italia, che è un grande allenatore, dopo aver vinto tutto con il Minas di Belo Horizonte in Brasile. Vediamo un po' Vediamo un cosa po'. succede anche a livello femminile, perché è un campionato che sta attraendo anche le straniere, Ecco, perché un infatti. po' sulla scia della forza delle imprese della nazionale, un po' perché c'è un po' di grano che gira, perché senza il grano comunque si No, gioca si fa neanche bene, niente. ma non viene nessuno. No, Matteo, non infatti. so perché, adesso ti farò un altro, Vero? poi ti faccio una domanda se mi vuoi dare la risposta tu, È una che non cosa che so. non si sapeva questa, vero? E quindi, insomma, sta partendo Lorenzo un'estate importante anche per la nazionale, con le solite competizioni a squadre che ci terranno compagnia durante tutto l'arco dell'estate. Ti leggiamo sempre su Dalla Rivolle e sinceramente già da questa intervista per i nostri amici credo che abbiamo tanti spunti, ecco, importanti Beh, ce ne anche. sono tanti di spunti. La nazionale che si è molto ringiovanita. Purtroppo, notizie di oggi, Davide Gardini, che è un ragazzo molto promettente, Sì. Ecco. che si è ottimamente comportato, è figlio di Andrea, perciò buon sangue, e di Novella Cristofoletti, che è stata una grande giocatrice. Buon sangue non mente, ha giocato molto bene negli Stati Uniti, ha avuto il coraggio di andare di là.
a Brigham Young University, che è l'università dei mormoni. Caspita. Non è mormone, ha avuto la borsa di studio, perciò è andato di là. È stato fermato per motivi di carattere medico non precisati, perciò non giocherà in nazionale. Peccato, perché sarebbe stato bello, oltre che importante, vederlo d'azzurro vestito già da adesso. Dicevo che Blengini fa tutto ex novo, in pratica, perché i Big torneranno un po' più avanti, inizia la Volleyball National League con tutti i ragazzi, anche debuttanti in azzurro. Ce ne sono alcuni interessanti, su tutti Gabriele Lavia, segnatevi questo nome perché il ragazzo è molto 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 bravo, molto promettente. Poi ce ne sono tanti altri, c'è Russo, il centrale, che dovrebbe andare da Ravenna a Perugia. Dico dovrebbe perché nelle operazioni si usa sempre il Il condizionale, condizionale d'obbligo, esatto. e poi dopo arriveranno i Big, perché l'appuntamento più importante è inizio di agosto a Bari, torneo di qualificazione olimpico, Ah, sì. perché o si va lì a Tokyo o secondo me non si va, perché a gennaio sarà poi un torneo, sarebbe l'ultima chance, ma sarà un torneo massacrante, perché le squadre europee sono le più forti in assoluto e là ci si troverà con tre o quattro squadre avversarie terribili, non si sa bene quali in questo momento, però qualcuna tra Germania, Serbia, Francia. Insomma, qualcuno di veramente tosto, Bulgaria, qualcuno arriva, perciò o si va adesso o sarà O molto complicato. sarà molto complicato. Ecco, concludendo questa nostra intervista, Lorenz, ti facciamo ancora i complimenti per la trasmissione che conduci qui, però passiamo a un altro sport. Direi che insomma i numeri della trasmissione stanno andando bene. No, guarda, allora veniamo proprio da una settimana di record, perciò grazie Matteo, perché dunque devo dire che Matteo è veramente politematico e polidisciplinare, anche perché abbiamo fatto così tanti libri insieme di vari sport. Dopo chiudo con una sorpresa, perché me l'ha ricordato lui, e abbiamo fatto uno insieme anche a Massimo Scarpa e a Sì. Matteo Lumia, qui presente, il mio golf. Devo dire che veniamo da una settimana di record, perché la puntata è andata in onda sabato su Sport Italia, realizzata a Tolcinasco, c'era anche ospite l'ex CT Roberto Donadoni, ha E fatto nostro, scusami, 100.000 nostro 100.000 allenatore anche del Bologna, esatto, e del esatto. Bologna, bravo, Esatto. 100.000 di ascolto, perciò visto che Beh. di numeri, assicuro che di numeri di televisione me ne intendo, è un ascolto mostruoso per il golf, mostruoso per il golf, e perciò ne approfitto della tua osservazione per ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo con grande affetto, grande simpatia, perché per obiettività siamo andati ben oltre ogni ottimistica previsione. Grande, come Ah, e sempre. scusa, sabato pomeriggio alle 18 e Esatto. domenica mattina alle 8 su Sport Italia, canale 60, un po' di pubblicità non fa mai male, No, Matteo. assolutamente, facciamola. E anzi, io colgo l'occasione di ringraziarti. Noi ci vedremo al più presto anche di persona, però insomma, ti ringrazio per questo momento e perché gli appassionati sono sicuro apprezzeranno tanto, insomma. Matteo, vorrei chiudere con un'altra doppia opera che abbiamo fatto insieme, perché vediamo se ve lo faccio vedere. Allora, Eccolo. vediamo qua. Allora, ne prendo uno per uno. Allora, con Matteo, ricordavamo che abbiamo fatto due libri di tecnica di pallavolo. Eh Uno è sì, questa qua, questo del vademecum del Vademecum palleggiatore. del palleggiatore di Come? Ferdinando De Giorgi. Ok, l'altro si chiama Pallavolo, tecnica e tattica nella fase di ricezione e attacco. Il primo l'ha scritto Ferdinando De Giorgi, il secondo Massimo Barbolini. Direi che Vuoi che portiamo bene? esatto. Qui è un messaggio per gli allenatori, quindi. Insomma, io direi che non è un messaggio subliminale. O portiamo bene o ne Oh, capiamo. esatto, grande. Sì. Esatto. Dicendo non di pallavolo e di sport, ma qualcosa di editoria, sì, possiamo dirlo, ma anche nello scegliere i compagni di viaggio, Matteo, come sei Venite. tu, che per me sei indispensabile per fare i libri. Grazie, venite da noi che vi porteremo bene. Insomma. Assolutamente sì, con noi si Esatto. vince, state tranquilli. E poi soprattutto, Matteo, con noi si sorride, Si perché già sorride, che è questa è la una cosa gran vittoria. importante. Sono tutti incazzati al mondo in questo No, momento, almeno noi un po' invece sorridiamo, no? cerchiamo Cioè, di le diciamo sorridere. sorridendo. Ti auguro, Lorenz, buona serata e a prestissimo. Anche a te Matteo, un abbraccio, buona pallavolo a tutti, viva questo sport che è veramente il più bello del mondo. Vabbè, anche un po' di verde mettiamoci, dai, un po' di golf ci sta. Ciao Esatto. Matteo, ciao a tutti. Ciao, ciao Lorenzo, ciao, 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 ciao.